Benvenuti a TG Sa di mercoledì 2 febbraio. Hanno appuntamento con delle ragazze ma finiscono in ospedale. È accaduto ieri sera a Salerno, dove due giovani, MA, 19enne di Salerno, e GE, 17enne di Nocera Inferiore, ai giardinetti di Lungomare Trieste, sono stati aggrediti da una banda di 10 ragazzi, tra i quali probabilmente l'ex fidanzato di una delle due ragazze, con le quali avrebbero concordato un appuntamento. Anche veterinari alla manifestazione a Roma per gli alluvionati. Parteciperanno oggi alla manifestazione di protesta presso il Ministero dell'Economia per il mancato finanziamento al comparto agrozootecnico per i danni subiti durante le esondazioni dei fiumi Sele, Sarno e Tanagro. Battipaglia, pagano contro Santo Mauro, creazione giornale dell'amministrazione e stile dittatura sovietica. Così il coordinatore cittadino del PDL nel commentare l'intenzione del sindaco di creare una testata che diffonda le informazioni sull'attività dell'ente per una spesa di circa 65.000 euro. Tavolo del mare, venerdì alle 12, prima riunione organizzativa in provincia. L'idea del tavolo del mare nasce per promuovere la provincia di Salerno, sfruttando la risorsa mare in tutte le sue accezioni. Il referente del presidente Cirielli per il coordinamento del tavolo del mare è Claudio Pisapia. Sorpreso con la droga, arrestato per spaccio 27enne di Capaccio. Pasquale Federico è stato fermato la notte scorsa dai carabinieri della compagnia di Agropoli. I militari in località Torre di Mare a Pestum hanno bloccato un'autovettura con 3 persone a bordo. Durante gli accertamenti hanno rinvenuto un coltello e un panetto di hashish di circa 60 grammi. Sequestrati 2 fabbricati rurali a Montecorvino Pugliano. 7 persone sono state denunciate perché responsabili a vario titolo di danneggiamento e deturpamento ambientale, perché al posto di un fabbricato rurale è stata realizzata una villa panoramica. Provincia cardioprotetta, il cardiologo Carmine Landi fa un resoconto. Il bilancio è estremamente positivo. Finora abbiamo formato all'uso dei defibrillatori personale dei comuni di Cetara, Positano, Minori, Maiori, Amalfi, Pollica e Santa Maria di Castellabate. Nelle prossime settimane terremo corsi ad Agropoli, Palinuro e Ravello. Oggi il progetto proseguirà nel comune di Capaccio Pestum. Venerdì inaugurazione del liceo scientifico ad Agropoli. È previsto per il 4 febbraio alle 10 il taglio del nastro della nuova sede del liceo Gatto. Parteciperanno il presidente della provincia Edmondo Cirielli, l'assessore provinciale all'edilizia scolastica Nunzio Carpentieri, il dirigente del settore Angelo Cavaliere, il sindaco di Agropoli Franco Alfieri e il dirigente scolastico Pasquale Monaco. Venerdì 4 febbraio alle 17.30 sarà inaugurata la 7ª edizione delle giornate della Scuola Medica Salernitana. Presenzierà l'incontro all'arcivescovo Monsignor Luigi Moretti. Anche a Bivio Fratole si aprono i cantieri comunali. Lunedì 31 gennaio sono iniziati i lavori in via Campania. L'intervento dell'importo di circa 25.000 euro prevede il rifacimento dell'arredo urbano, con l'installazione di marciapiedi e il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Gioventù Libera ricorda le vittime della Shoah. Anche quest'anno l'associazione di Baronissi ricorda con filmati e documenti le vittime della Shoah attraverso un forum dibattito che si terrà domani presso la sede di Viale Ferrovia. Politiche del lavoro, rinviato tavolo tra provincia, sindacati e Università di Salerno, per discutere e concordare eventuali iniziative a favore degli studenti appartenenti a famiglie con soggetti interessati da crisi economica. I giovani democratici di Pontecagnano chiedono una piscina comunale. Il gruppo invita chi di dovere a prendere atto di questa mancanza nel comune piacentino e ad adottare i giusti provvedimenti in merito. A Mercato San Severino nasce il Club Scherma. Domenica 13 febbraio alle 10.30 nella palestra della nuova scuola elementare di San Vincenzo, il Gran Galà di Scherma inaugurerà la scuola San Severinese, filiale del Club Scherma di Fisciano. Ospite d'onore Giorgio Scarso, presidente della Federazione Italiana Scherma.
Bene il club Scherma Salerno ai campionati italiani a squadre di serie B1 e B2. Sulle pedane della palestra di Dalmine, la squadra di Sciabola maschile di serie B1 ha battuto Sciacca ed ha chiuso al 10° posto, conquistando la permanenza nella categoria. La squadra di Fioretto femminile in serie B2 ha sferrato la promozione in B1 e ha chiuso al 5° posto. Nocerina, 750 biglietti disponibili per la trasferta di Viareggio. I tagliani d'ingresso al costo di 14 euro potranno essere acquistati presso i consueti punti vendita fino alle 19 di sabato. Carpedi, l'assalto alla Coppa Italia, Palermo debutto contro Viareggio. La formazione di coach Salineri si presenterà in Sicilia forte dell'ultima vittoria in campionato, conquistata a Reggio Calabria sul campo dell'Olimpia Basket. L'Indomita Salerno porta il mini volley nelle scuole. Con l'intento di diffondere sempre di più la pallavolo e far crescere i bambini insegnando loro i sani valori dello sport, la società di Maria Ruggero ha avviato l'iniziativa con l'Istituto Alfano, coinvolgendo 200 alunni. Grande successo per l'ottava edizione di Tutti in Scena. Se tutte le altre città italiane facessero come Salerno sarebbe meraviglioso. Questo evento è un esempio per l'Italia, sono le parole di Elisabetta Terabust, direttrice del teatro alla Scala di Milano, ospite d'onore della serata. Per approfondimenti e per tutte le altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.